Con piacere passo la parola a Rita D'Alfonso. Grazie Vangesso, grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, io ho scelto Chiedi in Europa, se vedete sul manifesto, come frase mia di campagna elettorale per svariati motivi. Uno dei quali è forse più importante è perché dopo diverse esperienze di studio e di lavoro a estere ho raggiunto la consapevolezza che una città per essere più accogliente, più dinamica, più funzionante è una città che comunque sappia attrarre investimenti e capitali esteri, quelli che comunque non è riuscita a fare l'attuale amministrazione di Chieti, anzi piuttosto si è fatto scappare i bandi. Ora, facendo un paragone tra la mia nazione e gli altri paesi europei, emerge un fatto, che questi ultimi, specialmente i paesi del nord Europa, abbiano già raggiunto degli importanti traguardi per quanto riguarda la pianificazione strategica degli investimenti. Ora mi spiego. Cioè, loro hanno innanzitutto usufruito dei bandi europei al 70%, che è tantissimo, e li hanno, diciamo, usufruiti per metropolitane, nuove linee metropolitane, per accesso a credito alle PMI, delle piccole e medie imprese, per nuove aree verdi, per l'utilizzo di energie rinnovabili, per la riqualificazione delle aree dismesse, nuovi asili nido gratis, tra l'altro che comunque, essendo vissuta in Inghilterra, gli asili nido sono comunque gratis, e così via dicendo. Ma che la Commissione europea ha istituito, diciamo, una vera e propria task force, scusate, usando questa parola abbastanza forte, per aiutare, per sollecitare i paesi, quei paesi che sono in ritardo nell'utilizzo dei fondi, soprattutto del 2007 e 2013. Tra questi purtroppo emerge l'Italia, diciamo soprattutto del Mezzogiorno, perché in questo senso vediamo un'Italia divisa in due, spaccata in due, perché dobbiamo anche riconoscere che comunque ci sono state delle città e delle regioni, a partire dal centro nord Italia, che sono state più virtuose di noi nell'utilizzare i fondi europei, quindi nel non farsi scappare i bandi europei, perché quei soldi che specialmente la città di Chieti in questi ultimi 5 anni si è fatti scappare, sono tornati indietro in Europa e ne hanno usufruito altre città del nord Italia. Ma lo vediamo tutti che comunque Chieti non è stata in grado di prendere al volo, di partecipare alle call europee. Ora, noi tutti dobbiamo comprendere che sarà l'espansione delle nostre città a determinare il futuro dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Ma queste città si chiamano città del futuro o smart cities, città intelligenti, e intese a promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana e come creatrici di ricchezza e di opportunità lavorative, quelle opportunità lavorative che l'attuale amministrazione si è lasciata scappare con la mancata riqualificazione della zona dello scalo, della zona industriale dello scalo, che poteva fare benissimo in questi ultimi 5 anni e non ha fatto. Quindi la riqualificazione come parola d'ordine, una riqualificazione che non abbiamo visto appunto in questi ultimi 5 anni, poiché quei pochi soldi che sono riusciti ad attrarre, che loro tanto se ne vantano, ma che alla fine è fuffa, che loro tanto se ne... L'unica cosa che almeno io vedo da cittadina di Chieti, che sono riuscita a realizzare con quei pochi fondi strutturali, una fontana a Piazza Valignani, una sì, tra tanto decantata fontana a Piazza Valignani, quando invece noi dovevamo ricostruire oppure riqualificare la fontana chiamata Fonte Bovinum, una fontana secolare, la fonte degli augelli che è a Brecciarola, che sta cadendo a pezzi, gli intonaci si stanno staccando e non nessuno che viene a pulire la fontana. Io ci abito di fronte, a me lo stomaco mi sta andando a pezzi.
Lo stomaco mi sta andando a pezzi perché io non sto vedendo, i calcinacci sono caduti dalla fontana, sta cadendo a pezzi, anziché farne una ex novo, quei soldi per fare quella fontana di Chieti ci poteva ristrutturare la fontana di Brecciarola, ma come la fontana di Brecciarola noi non abbiamo, io ho parlato, ho avuto modo di parlare con i giovani di Brecciarola e ad alcuni di loro ho insegnato inglese. Io gli ho chiesto, ragazzi, che cosa vi serve? Lo sapete che cosa mi hanno risposto? Rita, qua non abbiamo un punto di aggregazione, a noi ci manca una biblioteca, per andare a studiare dobbiamo andare a Chieti, che poi tra l'altro la biblioteca De Meis, una delle più importanti di Chieti Alta, in 5 anni si poteva ristrutturare con i fondi europei e neanche quelli sono stati in grado di fare, neanche quello, ma neanche la riqualificazione della zona industriale dello Scalo per creare nuovi posti di lavoro, perché si poteva fare benissimo. L'Emilia Romagna, le città dell'Emilia Romagna ne stanno usufruendo al 70% dei fondi. Chieti secondo me non arriva neanche al 5%, neanche al 5% spalmati in 5 anni. È una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa. Allora io sono una fautrice della cultura, mi piacerebbe rivedere nei prossimi 5 anni con i fondi che sono già partiti dall'anno scorso e che la regione sta già usufruendo, io spero che comunque dei fondi che andranno dal 2015 al 2020 ne possiamo usufruire anche noi, perché comunque ci sono persone competenti che sapranno riconoscere i bandi, che sapranno riconoscere i bandi e le call europee, per dire va bene, ci sono questi finanziamenti, partecipate, e sono finanziamenti, possono essere finanziamenti per la regione Abruzzo, per fondi diretti e indiretti, finanziamenti per le piccole e medie imprese, per aiutarli, per fare nuove start-up e così via. Quindi non è più tempo di politiche responsabili, non è più tempo di campanilismi. Io sto leggendo ultimamente nei social, e non sto intervenendo perché sto in campagna elettorale, altrimenti perderei voti, perché poi se mi arrabbio mi parte quel quid, non mi trattengo. Io sto leggendo sui social, soprattutto dai giovani, che Chieti, noi che vogliamo fare la pescarizzazione di Chieti, ma che cosa significa fare la pescarizzazione di Chieti? Ma se noi ci dobbiamo collaborare con le altre città, noi dobbiamo collaborare con le altre città, Chieti deve diventare il centro storico dell'area metropolitana, perché noi abbiamo una storia che c'è, la città di Chieti, la città di Chieti è la città più importante e più antica d'Italia. Noi teniamo una processione che è la più antica d'Italia. Queste cose dobbiamo fare, non che la pescarizzazione, non la pescarizzazione di Chieti, ma chi la vuole fare la pescarizzazione di Chieti? Noi la vogliamo soltanto rivalutare a livello culturale e storico e vogliamo assolutamente riportare le aziende con gli investimenti a Chieti Scalo per ridare lavoro ai giovani. Questo vogliamo fare. Ora io vi chiedo una cosa, che noi dobbiamo fare, quindi per fare questo dobbiamo aprirci al futuro, creare dei ponti. Io ho viaggiato tantissimo e ho studiato, mi sono laureata a Pescara, ma poi ho studiato all'estero, in Inghilterra, quindi ho la mentalità anglosassone, e poi in Irlanda ho accompagnato anche diversi studenti e sono stata con loro nei campus estivi in Irlanda e in Inghilterra, quindi a me piace fare tantissimo anche creare ponti e gemellaggi politici e culturali e anche economici. In che modo fare i gemellaggi economici si possono fare con l'internazionalizzazione delle imprese e con l'internazionalizzazione delle imprese, non rimanere chiusi e fare le barricate con la mentalità ancora medievale, ma noi dobbiamo aprirci, dobbiamo collaborare con gli altri paesi europei, gli studenti, dobbiamo attrarre gli altri studenti qui sul posto, dobbiamo attrarre turismo sul posto, non chiudersi, che c'è stato un depauperamento vergognoso in questi ultimi 5 anni, c'è stato un depauperamento vergognoso su Chieti, anche gli insetti per mancata disinvestazione estiva, che a noi ci stanno mangiati gli insetti per mancata disinvestazione, anche gli insetti hanno chiesto l'asilo politico, saranno dall'est, cioè, ora per strammatizzare
drammatizzare, ma è veramente triste la situazione, è veramente triste. Allora, io che cosa vogliamo fare? Soprattutto puntare sui fondi diretti e indiretti, sui fondi strutturali, perché già l'Unione Europea ha già dato all'Italia 31 miliardi di euro e per noi ci avanzano e stravanzano per fare delle cose. Brecciarola, perché Brecciarola comunque ha anche una sua storia, è una bellissima cittadina, diciamo, citando Pirandello come metateatro, il teatro nel teatro, Brecciarola è una metacittà, la città nella città, quindi la possiamo sviluppare ancora di più, fare un punto di aggregazione, vediamo anche col Casone che cosa si può fare per i giovani, il Casone, la Fontana, ma anche altre cose che poi vi dirà anche Cristiano Vintino. Ora io vi chiedo soltanto una cosa, la più importante, di darci fiducia, perché sono sicura che con noi innanzitutto sapremo riconoscere i bandi europei e quindi di darci fiducia per i prossimi 5 anni, perché appunto potremo usufruire anche dei bandi europei che vanno dal 2015 al 2020 e per riqualificare e rigenerare, ripeto, tutta la zona Brecciarola, Chiediscalo, San Martino, tutta la zona insomma periferica e di Chieti Alta, perché abbiamo innanzitutto la determinazione, la caparbietà, il coraggio, perché noi ci stiamo mettendo la faccia. Per me non è stato facile prendere questa decisione, ma ora che l'ho presa io mi voglio impegnare tutto e per tutto per la mia città, mi voglio impegnare tutto e per tutto per la mia città. E poi per un'altra cosa, questo è un nostro slogan, perché dateci fiducia, perché con noi anche Chieti cambia. Grazie. Brava Rita, bravissima. Grazie soprattutto per la passione che ha messo nella sua esposizione. Prima di passare la parola a Cristiano Dindino, e vedo che il padre se ne va. No, dico buonasera. Vabbè, perdonate. Un piccolo aneddoto su come si possono collegare i fondi europei con lo sviluppo e con il lavoro. Nel 1996 mi capitava di passare per una città ungherese che si chiamava con un nome stranissimo, Székesfehér, una città come Chieti, un po' più grande di Chieti. Io dormivo lì perché stavo a metà strada del percorso che dovevo fare. È una città triste, una città in decadenza, quasi squallida, gente triste, incazzosa. Beh, insomma, mi faceva comodo che l'albergo stava lì e dormivo lì, ma senza tanto piacere. Dopo un po' di tempo mi capitai sullo stesso posto e ho trovato una città totalmente diversa, una città fiorente, una città rinata, come chi dopo una grande depressione rifiorisce. Gente che camminava per le strade, gentile, case nuove, macchine nuove, e là si vedevano, dal tasso delle macchine nuove si vedeva come stava andando l'economia in quei tempi. Insomma, una città totalmente cambiata. E a un congresso incontrai il city manager di questa città e ho subito approfittato per parlare con lui, per chiedere che cosa era successo a questa città. Székesfehér, una città che sta circa 60 km prima di Budapest, capitale della contea di Fehér. Questo mi disse: guarda, noi prima del 1989, prima della caduta del muro, avevamo la più grossa industria di televisori elettrodomestici d'Ungheria. Tutto stava attorno a una fabbrica che si chiamava Videoton. Attorno a questa Videoton c'erano tante fabbriche di indotto che servivano, insomma, era un fermento di attività attorno alla fabbrica di questi televisori elettrodomestici che esportavano in tutto il mondo dell'Unione Sovietica. Cioè in tutti i paesi sovietici c'erano televisori Videoton. Dopodiché, caduto il muro di Berlino, si è chiuso anche il mercato sovietico. In pochissimi anni è arrivata una grande depressione, praticamente quando si ha un solo cliente, potete immaginare quando questo cliente chiude il portafoglio, praticamente finisce il lavoro, finisce tutto. Arriva una grande depressione, la gente veramente era disperata. Mi disse che
inizialmente cercarono di fare da soli, cioè cercarono di attirare l'attenzione delle autorità centrali di Budapest, andare a fare un po' di vendistei, ma nessuno se ne fregava niente, e poi decisero di fare da soli. Come hanno fatto da soli? Hanno semplicemente fatto un censimento, un inventario di tutte le cose positive che c'erano nella loro città, nella loro contea. C'erano dei siti industriali dismessi, che erano però lì belli infrastrutturati, pronti per essere immediatamente riattivati. C'era una manodopera qualificata perché aveva a che fare con l'elettronica, con i televisori. C'era una bella rete autostradale perché diciamo che una delle poche autostrade che c'era, ecco, vedo Donato Politono che è stato con me tante volte lì, può essere testimone diretto. Una bella autostrada che serviva per collegare questo posto con il resto del mondo. Insomma, avevano delle belle risorse. Misero in evidenza queste risorse con un piano di riutilizzazione dove ogni sito dismesso divenne un progetto da vendere. Fecero delle belle slide per lavagna luminosa per presentarsi bene. Insomma, diciamo, approfittarono dei tempi che erano favorevoli con i programmi di preadesione all'Unione Europea. Allora c'era il programma FARE, non so chi se lo ricorda, il programma FARE era un programma che consentiva agli stati che avevano chiesto adesione all'Unione Europea di avere dei contributi come se fossero già in Europa. Presero un piccolo finanziamento da questo programma FARE. Cosa fecero con questo finanziamento? Anzitutto si accertarono in quali paesi potessero esserci degli investitori interessati a quello che loro avevano. Scelsero il Giappone, contattarono l'ambasciata giapponese a Budapest che fece una verifica preventiva e disse ci può essere interesse per il vostro territorio. Dopodiché con la loro Camera di Commercio si mise in contatto con l'ambasciata ungherese in Giappone che organizzò un business tour, un viaggio d'affari di questa delegazione di Segesferva in Giappone. In poche parole, da questo viaggio d'affari tornarono vincitori, tornarono con delle prime manifestazioni di interesse, nell'arco di poco tempo una fabbrica giapponese comperò la Videoton, man mano adesso si, addirittura se andate sulla cartina c'è scritto Ipari Park Videoton, cioè un parco industriale enorme è diventato nel frattempo in questi ultimi anni. E questa zona è rifiorita, è diventata di nuovo una zona vitale, una zona dove è un piacere vivere. Tutto con un fondo europeo di scarse dimensioni, parliamo di poche decine di migliaia di euro, pensate un pochettino, ma dove la gente si è data da fare da sola, si è attivata e al momento in cui ha dovuto cercare i nuovi investitori non è stata lì ad aspettarli, se l'è andata a prendere a casa propria. Noi abbiamo a disposizione la rete dei consulati commerciali in Italia delle ambasciate straniere, possiamo adoperare questa rete, dobbiamo essere capaci di adoperare questa rete per scovare i posti migliori dove possiamo essere desiderabili, dove possiamo essere attrattivi. Dopodiché una volta individuati i posti migliori dove possiamo andare a vendere la nostra mercanzia, possiamo preparare il nostro territorio come l'hanno preparato lì a Segesferva, imbellettarlo. Oggi è ancora più facile, oggi c'è internet, oggi abbiamo le slide PowerPoint, è tutto più semplice per comunicare. Possiamo imbellettare il nostro territorio e possiamo utilizzare la rete degli sportelli ICE, ma gli ICE sono praticamente inutili come sportelli se non fanno queste cose. Attualmente gli sportelli ICE, l'Istituto del Commercio Estero, nelle varie capitali mondiali servono soltanto per dare lavoro e impiego a un certo quantitativo di impiegati e sono utilizzati dalla Fiat e da altre grandi marche che magari non ne hanno neanche bisogno, quando invece potrebbero essere a nostra disposizione per creare dei contatti, delle relazioni, dei giri d'affari. Poi semplicemente si tratta di organizzare dei business tour, di viaggi d'affari, di andare sul posto, di dimostrare agli investitori stranieri che noi abbiamo già preselezionato cosa possiamo offrire qui. E quello che diceva anche il sindaco prima, cosa abbiamo a disposizione qui? Abbiamo tanto, non lo ridiciamo, dalle autostrade alla popolazione, ai servizi, abbiamo tantissimo da offrire. E allora perché non lo facciamo?
visto che tra l'altro queste cose costano poco, non c'è bisogno di grandi soldi europei. L'Europa ti dice aiuti che Dio ti aiuta. L'Europa ti dice se le cose le puoi fare da solo, fare da solo. Ma col principio della sussidiarietà dove tu non arrivi, te la mano io. E allora dobbiamo essere pronti a utilizzare le opportunità che ci sono, anche lì dove non pensiamo che ci siano. Ma non dobbiamo essere pigri, non dobbiamo stare qui ad aspettare. Dobbiamo inventarci la possibilità di attrarre nuove imprese, di attrarre nuovi investimenti. Fatto questo aneddoto, parliamo, passiamo per la Cristiano di Dino per la sua presentazione. Grazie a tutti, buonasera, io ringrazio Francesco, Rita e tutti quelli che mi hanno preceduto. Non voglio approfittare ulteriormente della vostra pazienza, però due parole mi dovete consentire di dirle. Il mio ruolo adesso è molto delicato perché siete stanchi, avete ascoltato molte notizie, molte nozioni, e quindi penso che sia vera una massima che ho imparato all'università da un professore di scienza della politica, che ci diceva: se voi in futuro avrete l'occasione di fare un comizio, parlare davanti alle persone, potete fare solo danni. Quindi se sarete bravi non farete danni, perché chi vi viene ad ascoltare già vi dà un credito, vi è possibilista sul fatto di votarvi. Se voi non fate danni, magari l'ha già deciso e lo farà. Se voi dite delle cose che poi non gli piacciono, li stancate e fate danno, perché gli fate cambiare idea. Quindi io adesso mi trovo in questa posizione delicata e cercherò di non fare questo errore. Qualche cosa la devo dire. Noi il 31 maggio siamo di fronte a una scelta ben precisa, ma una scelta che è determinata dalle condizioni nelle quali si trova il nostro comune, ma anche la nostra nazione. C'è uno scenario economico globale sul quale noi non possiamo intervenire, quello è un dato di fatto. Di fronte a questo scenario estremamente competitivo, estremamente con delle rivoluzioni, dei cambiamenti molto veloci, c'è l'amministrazione uscente che propone una ricetta basata sulla paura, sul rinchiudersi in se stessa. C'è la nostra città, nella visione dell'amministrazione di chi ci ha preceduto in questi 5 anni, è campanilista, è piccolina, è provinciale, difende la propria identità, non si vuole confrontare con la realtà allargata che la circonda. Secondo la nostra impostazione, quindi noi siamo alternativi rispetto a questa visione, noi dobbiamo svolgere un ruolo da protagonisti dentro un sistema più ampio. Il sistema più ampio che ci riguarda è quello dell'area metropolitana, che viene così comunemente definita. Noi non possiamo difendere la nostra identità campanilistica nei confronti di Pescara, oppure nei confronti delle altre realtà che ci circondano, ma noi dobbiamo svolgere un ruolo di protagonisti per permettere a quell'area di essere competitiva su un mercato più vasto. Per fare questo noi abbiamo bisogno di fare una cosa molto semplice: dobbiamo valorizzare le nostre potenzialità. Quali sono le nostre potenzialità? Ve l'ha detto il candidato sindaco, ve l'ha spiegato Francesco raccontandovi questi aneddoti, e anche Camillo D'Alessandro. Noi abbiamo la potenzialità della capacità produttiva industriale, la tradizione produttiva industriale della nostra città, della quale rimane poco, è stata nel corso degli anni penalizzata da eventi che hanno decimato le nostre aziende, hanno ridotto la nostra zona industriale, così come la vediamo versare nell'abbandono. Però che cosa ci permette di dire che è un punto di forza la vocazione industriale della nostra città? Perché negli anni 60, negli anni 50 il consorzio industriale è stato istituito e ha deciso che le attività produttive dovevano essere situate proprio in quest'area che insiste sul comune di Chieti, ma per i motivi che diceva Francesco, per i motivi che diceva il sindaco, perché noi abbiamo il vantaggio della posizione logistica, e questo non ce lo può togliere nessuno. Non c'è cambiamento economico, rivoluzione del mercato, competitività della manodopera che ce lo può togliere. No, noi rimaniamo il crocevia delle comunicazioni che vanno sulla dorsale adriatica, che vanno dal mare, che collegano il mare Adriatico con il Tirreno. Abbiamo l'aeroporto a disposizione, abbiamo l'interporto di Manoppello, abbiamo il porto di Pescara, abbiamo il porto di Ortona collegati.
anche attraverso l'asse attrezzato realizzato dal Consorzio Industriale Val Pescara, perché il Consorzio Industriale Val Pescara, oltre ad aver deciso che Chieti doveva svolgere il suo ruolo industriale in virtù della sua posizione logistica, ha agito in quegli anni di conseguenza utilizzando i fondi che aveva, di cui disponeva, i fondi della Cassa del Mezzogiorno, i fondi statali, e ha attratto un tipo di industrializzazione basata sulle economie di scala, grossi capannoni dove lavoravano migliaia di persone, ha costruito l'asse attrezzato, ha fatto l'urbanizzazione, le strade, le fogne, quello che serviva per far venire quel tipo di industria. Il mercato ha decretato la fine di quel tipo di industria sul nostro territorio, perché quel tipo di industria o non esiste più, perché non c'è più un mercato per i beni prodotti sulle economie di scala, oppure viene spostata la produzione in posti dove vi è un vantaggio per il basso costo della manodopera e per il basso costo di energia. Quindi questo tipo di attrazione di investimenti a noi non riguarda più, noi non ci possiamo e non ci vogliamo candidare ad attrarli. Però noi abbiamo un'area industriale che non è attrezzata per attrarre i nuovi tipi di attività economiche che possiamo attrarre, come diceva Francesco, industrie nel settore dell'high tech, dell'informatica, dei servizi avanzati, della logistica moderna. Questo noi possiamo fare, ma per farlo non possiamo utilizzare le infrastrutture che ci ha lasciato in eredità il consorzio, pensate, negli anni 50 e 60. La posizione logistica ci rimane, ma noi dobbiamo fare delle strade moderne, fare un'illuminazione moderna, cablare la zona industriale, come diceva Luigi. Come facciamo a fare queste cose qua? Come facciamo? Io la prima cosa che ho notato nella mia esperienza in giunta con Francesco, votando, analizzando il bilancio comunale, come diceva Camillo D'Alessandro, non ci sono i soldi, perché una mole finanziaria della quale il comune dispone, che poi viene da risorse proprie, cioè dalle imposte che il comune gestisce direttamente prendendo i soldi dai propri cittadini, imposte sugli immobili, sulla nettezza urbana, quello che sappiamo, le addizionali, quindi sono imposte che vengono dal territorio. Questa mole finanziaria, alla fine di un processo che porta a pagare gli stipendi dei dipendenti, a fare la manutenzione ordinaria delle strade, delle scuole, degli asili, mettere la benzina agli scuolabus, fare tutto quello che si deve fare, alla fine rimane una piccola quantità di soldi con la quale noi potremmo fare in 5 anni una strada oppure 2 strade all'anno, comprare qualche lampione, qualche panchina ogni anno. Ma questo può qualificare un'amministrazione? Io penso di no. È questa l'impostazione sulla quale siamo chiamati a scegliere il 31 di maggio. Noi vogliamo scegliere chi ci dice che dobbiamo chiuderci con l'esterno, essere campanilisti, difendere la nostra gloria passata e poi non guardare oltre il nostro naso, perdere le opportunità che vengono da un'area più vasta, non sapere a che cosa servono i fondi comunitari e che cosa potrebbero portare alla nostra città, e fare del piccolo clientelismo, perché di questo si tratta, non ci si può fare altro con quelle piccole risorse che abbiamo alla fine della giostra finanziaria della quale vi ho parlato. Bene, noi abbiamo un approccio alternativo, noi vogliamo candidare Chieti a essere protagonista nel rilancio industriale e produttivo dell'area più vasta della quale fa parte. Pensiamo che ci possiamo candidare in virtù dei punti di forza che abbiamo, del vantaggio che ci può derivare dalla vicinanza con l'università, dalla posizione logistica. Però dobbiamo fare tante cose, e quelle cose che vi dicevo che dobbiamo fare le possiamo fare solamente utilizzando quelle particolari risorse finanziarie di cui ci ha parlato Rita. Non abbiamo altre possibilità, noi non ce la possiamo fare con i nostri mezzi finanziari. Ma una volta che noi abbiamo predisposto tutte queste cose, le abbiamo finanziate, siamo stati bravi, perché noi abbiamo istituito l'ufficio politiche comunitarie, come dice Luigi, quindi abbiamo preso i soldi, abbiamo fatto le strade, cablato l'area industriale. Questo è sufficiente? Io penso di no, penso che questo ufficio che gestisce i progetti dovrà darsi da fare ancora, perché ci dovrà trovare i soldi per fare quello che diceva Francesco, ci dovrà trovare i soldi per poi
fare il nostro plastico, comprarci il nostro spazio e il nostro stand in una fiera di investimenti internazionali, dove noi andiamo a raccontare quello che abbiamo fatto, sperando finalmente di poter portare sviluppo sul territorio e attrarre investimenti sul territorio. Questa non è un'opzione, non è che noi possiamo farlo oppure non farlo, noi lo dobbiamo fare per forza, non abbiamo alternative, perché se non lo facciamo la città è condannata a spopolarsi e lentamente a morire come sta facendo. Noi abbiamo tratteggiato questo percorso abbozzato 10 anni fa con Francesco, poi il percorso è stato interrotto perché insomma la democrazia ha le sue regole, quindi la città ha deciso di toglierci il testimone e di farci avvicendare un'altra forza politica. Abbiamo le nostre responsabilità, anche forse dettate dall'inesperienza, da errori che abbiamo fatto nel gestire all'epoca la cosa pubblica, però l'impostazione rimane quella, e oggi non è perché la maggioranza democraticamente ha deciso che noi non dovevamo governare più, questo non significa che quelle cose non andavano bene, quelle cose andavano fatte, noi pensiamo che il percorso vada ripreso, forse siamo più forti di allora perché abbiamo un po' di esperienza in più, sappiamo di più come agire sulla macchina comunale. Quindi questa è la scelta di impostazione. Poi Brecciarola che ruolo ha? Perché noi non dobbiamo dimenticare che facciamo parte della città e che Brecciarola a volte rivendica anche la propria peculiarità, la propria appartenenza di aggregazione sociale. Brecciarola nella città deve avere il suo ruolo, la città deve essere un insieme organico e funzionale. Quindi le periferie in questo disegno strategico di sviluppo della città devono essere il luogo nel quale le persone trovano le migliori condizioni di vita, dove i servizi sono i migliori, dove le aree verdi sono presenti, sono attrezzate, dove i servizi funzionano nel migliore dei modi, la viabilità, tutto quello che serve affinché la qualità della vita sia elevata. Attualmente lo sappiamo tutti che non è così, ma non è così per Brecciarola come non lo è per le altre periferie della città, che non sono aree residenziali che valorizzano la città, bensì sono aree periferiche, residuali, che vengono lasciate all'abbandono. Ma perché? Perché? Perché proprio per il discorso che facevamo prima, perché se noi non facciamo questo sforzo, questo salto per cercare di trovare le risorse in maniera strutturale, noi non avremo mai le risorse sufficienti per poter erogare neanche i servizi minimi ai cittadini. Brecciarola dovrà trovare anch'essa la sua identità facendo parte, entrando a far parte di un'area più vasta, perché Brecciarola condivide con alcuni comuni limitrofi, Rosciano, Manoppello, c'è qui l'assessore di Manoppello che saluto e ringrazio per la presenza. Noi abbiamo in comune il fiume con questi altri comuni, Brecciarola come parte della città di Chieti, e allora il fiume, che attualmente è un problema per noi come lo è per loro, per l'inquinamento, per l'abbandono, per la violenza che ha subito nel corso degli anni, degli scorsi anni, perché è stato defraudato di tutte le sue risorse, è stato oggetto di versamento di ogni sorta di inquinante e lasciato all'abbandono, quindi oggi è un problema per tutti noi, però potrebbe diventare una risorsa se noi facciamo sistema, se noi Brecciarola candidiamo Chieti a essere parte di un gruppo ampio di comuni che condividono lo stesso bisogno. E proprio facendo sistema riusciamo ad accedere a possibilità di finanziamento che anche qui vengono dalla comunità europea, che ci potrebbero permettere di rimettere in sicurezza l'area del fiume, valorizzarlo e farlo diventare da un problema una risorsa. Tutte queste cose perché le dobbiamo fare? Io vengo, a volte alcune cose colpiscono la mia attenzione, in questi giorni di campagna elettorale ne sento molte da parte di candidati che rivendicano il merito di aver messo una grata di scolo delle acque sotto un sottopassaggio. Promettono, se verranno rieletti, di pulire un fosso. Ma perché questo colpisce la mia attenzione? Perché queste sono cose molto piccole che possiamo promettere domani e avere qualche speranza poi di poterle realizzare. Ma se io prometto
di attrarre investimenti sull'area industriale. Beh, io mi prendo una grossa responsabilità, perché nel migliore dei casi, se noi riusciremo a istituire l'ufficio di progettazione comunitaria, a fare le cose per bene, prenderemo i soldi fra 2 anni, fra 3 anni appalteremo i lavori, fra 5 anni è difficile che si vedrà qualcosa. Se noi fra 5 anni riusciamo a raccontare che abbiamo fatto queste cose e riusciamo a far condividere quello che abbiamo fatto a tutti, forse avremo l'opportunità di fare un altro mandato, e alla fine di quell'altro mandato forse qualcuno verrà a investire, forse vedremo il fiume riqualificato, forse vedremo Brecciarola che avrà, come San Martino, come tutte le altre periferie della città, che avrà i servizi moderni e efficienti, forse fra 7 anni, fra 10 anni. Quindi perché dobbiamo decidere oggi di impegnarci a fare una cosa del genere? Non c'è un perché, perché non c'è un'alternativa, perché, che ne so, se io vado a Firenze e vedo il Palazzo della Signoria, rimango stupito e rimango a bocca aperta. Chi ha pensato di costruirlo nel 1300 non aveva l'aspettativa di vederlo, perché sapeva che forse neanche suo figlio l'avrebbe visto. L'aspettativa più plausibile era che l'avrebbe vista suo nipote, quella realizzazione. Eppure lui ha investito i soldi e le sue risorse e si è impegnato per realizzare quell'opera. Perché? Perché credeva nello sviluppo della città, perché pensava che non avrebbe avuto alternativa all'essere grande. L'alternativa all'essere grande è morire, non c'è una possibilità di scelta. Quindi ci sono 2 alternative il 31 maggio: o la grandezza o la morte. Io vi invito a scegliere quella migliore. Grazie. E se la condividete, però, se la condividete, bisogna fare un piccolo sforzo, perché le cose da sole non accadono. Per far sì che esse accadano, bisogna che le persone si impegnino. Quindi io vi chiedo innanzitutto di condividere questa vostra sicurezza nel fare questa scelta, per renderla possibile, e poi vi chiedo anche l'impegno nei prossimi 5 anni a darci una mano a realizzare queste cose così complicate che vi ho raccontato. Grazie. Grazie Cristiano, veramente una bella relazione. Io passo la parola al sindaco medico di Chieti, Francesco Ricci, ma non prima di aver sottolineato a Cristiano Gentile che c'è un colpo di fortuna sulle cose che diceva lui, in quanto in questo periodo l'Unione Europea, in questo settennato, ha previsto dei fondi specifici per la rigenerazione urbana. Dei fondi, e cito testualmente Ulrico, in particolare le aree urbane vengono individuate come percorso di costruzione di un nuovo modello di sviluppo. Quindi qua si tratterà di essere capaci, essere bravi ad andare a prendere questi fondi, e forse 7 anni saranno troppi per i risultati, forse basteranno molti di meno, se saremo capaci. La parola a Francesco Ricci. Buonasera a tutti, siete stremati, quindi io sarò brevissimo, nel senso che comunque chi ci ha preceduto brillantemente e giustamente si è fatto la campagna elettorale. Avrei moltissime cose da raccontarvi e da dirvi, ma voglio farvi solo una riflessione e poi voglio parlarvi un minuto a testa dei 2 candidati, e poi penso che ci sarà un aperitivo giusto per tutti. La cosa che voglio dirvi è che noi, come ha detto Cristiano, ci avevamo provato, nel senso all'Europa eravamo andati molto vicini, abbiamo fatto dei progetti. Pensate che una volta sono entrato in Consiglio Comunale a Pescara, era sindaco Luciano D'Alfonso, io entrai in Consiglio Comunale perché avevo da parlare, fui accolto dall'applauso dei consiglieri comunali, e il capogruppo dell'opposizione si alzò e disse: sindaco D'Alfonso, lei deve prendere esempio dal sindaco Ricci, perché è il comune di Chieti è quello che ha il maggior tasso di attrazione di investimenti dell'Europa. Quindi ci avevamo provato, ma in realtà i tempi erano diversi. Voi pensate che gli ispettori del Ministero, che hanno fatto un'analisi molto spietata dei miei 5 anni di amministrazione, hanno detto che, guarda caso, siamo stati l'amministrazione che ha avuto la maggiore capacità di attrarre fondi dalle altre istituzioni, quindi Europa, governo
e Regione per un totale di 30 milioni di euro in 5 anni, e penso che non ci sia riuscito nessuno. Però poi insomma le cose sono andate come andate, ma sicuramente è cambiato il mondo. In questi ultimi 5 anni veramente i comuni non hanno perso quasi tutti quelli che sono gli investimenti. Anche il sindaco di Chieri mi ha detto che in una trasmissione ha detto sì, mi hanno lasciato un sacco di debiti, ma la colpa tutto sommato non è loro, anche lui si è convertito. Non è vero che abbiamo lasciato i debiti, sarebbe, comunque vabbè, queste sono bugie. E allora che cosa c'è da fare? Secondo me Cristiano e Rita hanno centrato il problema. Bisogna pensare a questa città in grande, bisogna rilanciarla, bisogna lavorare. Cristiano è stato assessore con me, è un ragazzo straordinario. Io penso che l'altra volta non è stato eletto perché ha dato troppo come amministratore e poco per se stesso. E questo oggi dovete restituirglielo, assolutamente, perché è un ragazzo che ha dato moltissimo alla città. Lavorava tantissimo, si è impegnato a fondo, c'era un assessorato difficile, perché faccio a parlare con gli imprenditori, va a parlare con i commercianti, insomma è gente che ragiona poco, gente che capatosta. E quindi chiaramente lui ha lavorato con grandissima passione e poi non ha raccolto i frutti perché ha dato molto alla città e poco chiaramente a se stesso, un po' come è successo al suo sindaco. Comunque va bene così, oggi si ripropone e sono convinto che sarà protagonista per i prossimi 5 anni, perché è giovane ancora, insomma giovanissimo non è, però è giovane e quindi può veramente dare ancora molto come idee, come capacità, come esperienze, insomma ragazzi così non ce ne sono in giro. Stessa cosa vale per Rita, che è la sua prima esperienza. C'è un'esperienza, ma c'è una grinta, una voglia e un desiderio di cambiare le cose a partire dalla fontana, perché poi parliamo in grande, ma la grata la rifacciamo, non è quello il problema, la sistemiamo. E quindi chiaramente anche lei credo che meriti assolutamente il vostro sostegno. Voi pensate cosa vorrebbe dire avere a Brecciarola due candidati di questo tipo al governo della città. Insomma, per voi sarebbe una strada maestra per essere ascoltati, perché poi la cosa più importante è essere ascoltati e partecipare al governo della città. Io non voglio aggiungere altro, datevi da fare, impegnatevi. Luigi Febo, che è quel signore che è andato via, con me nell'amministrazione, certo molti dicono, io voglio condividere con lui dei meriti importanti, noi abbiamo fatto più di 100 milioni di euro di opere pubbliche, abbiamo avuto un'indagine addosso perché il progetto del villaggio del Mediterraneo erano 18 milioni di euro di investimento totalmente privato, non era possibile che non ci fossero state le mazzette, su questo ci hanno indagato per molti anni. Lui, ne siamo usciti pulitissimi, nel senso che poi la finanza ci è venuta a chiedere scusa, perché comunque sono venuti a aprire i conti, sono venuti a aprire le carte, e poi alla fine ha detto guarda scusate, è tutto in regola, non lo so, insomma abbiamo fatto questa cosa così. Allora, fare oltre 100 milioni, abbiamo fatto quasi 150, fare comunque oltre 100 milioni di euro di opere pubbliche e essere, rimanere puliti, onesti, gestirli con serietà, con una capacità anche di realizzazione. Non so se ricordate in quanto poco tempo abbiamo fatto anche le opere pubbliche. Una di quelle che mi piace di più ricordare è proprio il marciapiede che unisce finalmente Chieti da Via Per Popoli fino all'inizio di Brecciarola, e io credo insomma che meritino, questa squadra meriti la vostra fiducia, però meriterà la vostra fiducia, merita la vostra città, so che gliela darete, ma abbiamo bisogno anche della fiducia degli altri cittadini, quindi vi prego di darvi da fare. Mancano solo 10 giorni, mi raccomando, telefonate, parlate, così, anche se qualcuno vi dice no, che fa? Tanto non è la vostra faccia, è la loro, quindi in bocca al lupo, in bocca al lupo a Cristiana, in bocca al lupo a Rita, e mi raccomando, speriamo di poter festeggiare i primi di giugno una nuova amministrazione e una nuova stagione per la nostra città. Grazie.